Ciao gente, accompagniamo Flint a comprarsi il gelato e gli chiediamo com'è andata oggi. What about today, Flint? What about it? Yeah. It almost killed us. Why? We almost didn't make it. Why? Headwind, climbing, we didn't anticipate. Yeah. We had no idea there were going to be hills. And then wind, we had to pedal downhill. That's how bad it was. Yeah. Avete capito, avete un sacco di vento contro. Una delle salite che non sapevamo che ci fossero, invece c'erano e come. E poi vento contro talmente forte che bisognava pedalare anche in discesa. Adesso la diciamo così, però insomma è stata dura. Oggi proprio è stata la tappa più dura, infatti più lunga. 10 ore di bicicletta ed è durata 11 ore, dalle 4 della mattina alle 3 del pomeriggio. E guardate che un'ora sola di sosta e 10 di bicicletta è tanto, perché avevamo fatto anche tappe da 9 ore e mezzo di bicicletta, ma durate 11 ore e mezzo, cioè con 2 ore di sosta. E il fatto di avere poche soste dipendeva dal fatto appunto che non c'erano posti per fermarsi, nel senso che ci siamo fermati una volta sotto un cavalcavia e una volta al sole lungo una salita che non finiva mai. Per fortuna il caldo non è stato terribile e il vento, devo dire, ha aiutato, perché non era un vento caldo, era un vento che sulle braccia era quasi fresco. Però è stata la tappa, diciamo, più impegnativa, 110 miglia senza niente, non c'è stato niente. Dal motel siamo partiti alle 4 e siamo arrivati alle 3 del pomeriggio nell'altro motel senza prendere, non dico un caffè, ma neanche un po' d'ombra. Per fortuna fino alle 8 comunque è fresco, si trova l'ombra, cioè il sole è ancora basso, non c'è nessun problema. Dopo neanche c'è stato il problema dell'ombra, perché comunque il sole era caldo, ma non a livelli, diciamo, di deserto. E ho finito il copertone di dietro, l'ho già cambiato, non è stato facile, ma ci sono riuscito, ero in motel e quindi basta, un saluto e a domani, sempre dallo Utah. Domani dovremmo essere a Delta Utah. Ciao a tutti.